Io procederei subito a dare la parola a Massimo Soraci, che è il vice direttore della Caritas Diocesana di Roma, nonché in qualche modo il responsabile della misura 2 del Fondo Gesù Divino Lavoratore. Voi sapete tutti, lo ripeto così per ricordarcelo tutti, che in seguito all'istituzione del Fondo Gesù Divino Lavoratore da parte di Papa Francesco, abbiamo costruito a Roma l'Alleanza per Roma, in cui poi sono entrati il Comune, la Regione con un contributo in denaro ciascuno di loro. E però poi in questa Alleanza per Roma stiamo includendo una rete di realtà. Ecco, Massimo Soraci si occupa un po' della misura 2, che non è tanto per l'erogazione di fondi, ma per un discorso di lavoro. Ecco, lascio a te la parola, Massimo. Grazie, buonasera a tutti. Cercherò di puntare ottimisticamente sulla vostra resistenza, ma tengo conto della vostra stanchezza e quindi cercherò di fare un racconto veloce e non pesante. E il racconto parte dall'inizio della pandemia, in cui abbiamo constatato che le persone stavano perdendo il lavoro. Una prima ondata è stata quella delle persone con lavori precari. Innanzitutto colf e badanti che lavoravano ad ore e diciamo informali, che quindi non avevano tutele e diritti. Poi a questo mano a mano si sono aggiunti, come era inevitabile, i lavoratori più fragili che vengono espulsi naturalmente dal sistema quando non ci sono le risorse per pagarli, che sono stati i contratti a tempo determinato non rinnovati progressivamente, che hanno riguardato peraltro prevalentemente donne e giovani. Ecco, di fronte a questo ci siamo chiesti cosa possiamo fare. Faccio solo una premessa generale, che l'incontro tra la domanda, cioè la richiesta da parte dei datori di lavoro, e l'offerta, cioè la richiesta da parte dei lavoratori inoccupati di lavoro, quindi incontro tra domanda e offerta di lavoro, si realizza con sempre più difficoltà. E ovviamente la pandemia e la crisi attuale ha accentuato questo fenomeno, che vuol dire questo non incontro, questo mancato incontro, in inglese lo chiamano mismatch, con una parola più sintetica, non avviene per diversi motivi. Certamente il problema non è che ci sia lavoro sovrabbondante per tutti, ma prevalentemente in Italia, questo lo dicono gli ultimi studi, il lavoro viene trovato dalle persone attraverso canali informali, cioè i canali istituzionali sono molto, ma molto inefficaci, o comunque quelli informali, cioè conoscenze, rapporti familiari, rapporti con colleghi, con clienti e fornitori, sono molto più efficaci, e specialmente negli ultimi tempi i social. Ma le persone fragili, stranieri, che hanno uno svantaggio linguistico, forse anche tecnologico, e comunque relazionale, perché hanno relazioni ristrette. Alcune comunità di stranieri si aiutano un po' di più tra di loro, ma insomma, comunque non hanno relazioni in ambienti lavorativi ampi, sono le più svantaggiate. Allora, all'interno del fondo abbiamo pensato che era importante, proprio per dare dignità, non dare soldi, ma aiutare le persone appunto a ritrovare lavoro. Quindi abbiamo pensato a dei percorsi di inclusione socio-lavorativa. Molti di voi stanno lavorando nei PTA, che significa che le persone che chiedono di essere aiutate vengono in qualche modo, tra virgolette, profilate, cioè si fa il punto delle proprie competenze, e poi insieme si individua quali possono essere le prospettive di sviluppo per rientrare nel mondo del lavoro. Spesso ci può essere un deficit di abilità o di competenze. Ci può essere semplicemente il non possesso di una qualifica, persone che di fatto fanno un lavoro, per esempio, di assistenza alla persona, ma non hanno il titolo di OS o di assistente personale. Ecco, in questo scenario abbiamo raccolto la disponibilità, diffondendo in vario modo l'appello, di vari soggetti, sia istituzionali che enti e associazioni di tipo privato, per mettere insieme le risorse. Cioè abbiamo in qualche modo, senza volerlo, creato una sorta di terza via fra i canali istituzionali per trovare lavoro e quelli informali, che era necessaria e mancava, perché non c'è, almeno non so in altre zone, ma sicuramente
in particolare nella città di Roma, non c'era un'abitudine a lavorare in rete e collaborare. Quindi abbiamo avuto l'adesione innanzitutto dei centri orientamento al lavoro del Comune di Roma, che ci stanno aiutando molto con le loro competenze. Poi, da un lato, di tutta una serie di soggetti, di associazioni datoriali, di categoria, prevalentemente riguardanti la realtà delle piccole e medie imprese, quindi CNA Confartigianato, Conf Cooperative, AMPIT, che è un'altra piccola associazione datoriale, AIPEC, le imprese per l'economia di comunione, con le quali stiamo sviluppando progetti di tirocini lavorativi, cioè utilizzando questo strumento legislativo, che è una misura di inserimento e formazione pratica in una realtà aziendale per eventualmente trovare lavoro nella stessa o comunque avere poi nel proprio curriculum un'esperienza qualificante che ti dà maggiori possibilità di trovare lavoro. Con queste associazioni stiamo sviluppando anche percorsi per l'autoimpiego, chiamiamolo così, cioè lo sviluppo di microimprese o attività professionali autonome. Anche quello va accompagnato attraverso una formazione e attraverso le competenze necessarie, perché mettersi in proprio sembra facile, ma non servono solo risorse economiche, che pure possono trovare un finanziamento nel microcredito. Abbiamo un accordo con l'Ente Nazionale del Microcredito per i progetti di microcredito per le imprese sociali, ma serve anche chi ti aiuti materialmente a capire da dove cominciare, quali passaggi fare, burocratici, amministrativi e anche di organizzazione. E poi tutto il fronte della formazione. Abbiamo iniziato ad avere accordi con vari enti per una formazione professionale molto concreta e qualificante, cercando di individuare insieme appunto a questi enti e associazioni di categoria i settori dove il lavoro paradossalmente c'è, se uno sa muoversi e sa entrare nel mondo del lavoro, che era quello dell'assistenza personale, colf e badanti per esempio, le attività di sanificazione e pulizia, che con il Covid hanno avuto nuove specifiche, nuove tecniche e maggiori richieste, e anche l'attività di OSS, gli operatori sanitari. Ne abbiamo in cantiere altri. Io in questo momento non vi do numeri, mi piace di più darvi idee, perché comunque siamo consapevoli che non saremo noi con questo progetto a materialmente risolvere la maggior parte dei problemi di lavoro. Non mi ricordo se l'ho già detto, mi pare che gli ultimi dati parlano di 40.000 posti di lavoro persi a Roma dall'inizio della pandemia. Però inneschiamo processi che possono diventare un patrimonio. Credo che in questo senso il maggior frutto della pandemia siano proprio queste relazioni nuove, totalmente inaspettate, perché siamo partiti da zero e quindi è veramente un camminare insieme a queste realtà, imparando a fare qualcosa che non si era finora mai fatto. Devo dire che da parte di tutte queste realtà che collaborano con noi abbiamo trovato un autentico desiderio di darsi da fare e di mettersi in gioco. In qualche caso questo accompagnamento delle persone comporta dei costi, certo, per questo c'è il fondo. In altri casi abbiamo avuto una gratuità assoluta, parziale o totale da parte di chi fornisce per esempio la formazione o anche la partecipazione economica alle borse di tirocinio. Ecco, tutto questo per dire che ci siamo mossi su questa che ho chiamato stasera terza via, senza sapere come sarebbe andata, e al momento invece sta camminando sempre più velocemente. Qualche volta mette anche in crisi il nostro sistema il fatto che sono quasi troppe le disponibilità, non le richieste di persone bisognose, ma le disponibilità e l'opportunità da gestire. Però questo francamente è molto molto bello e credo che ci dà anche il segno di una vitalità della nostra società nascosta o assopita sotto altri meccanismi quotidiani di cui in parte abbiamo parlato, che vanno avanti e così non ce ne accorgiamo. Ecco, speriamo di aver rotto un po' questa inerzia, questo fatalismo del lavoro che non c'è, non si riesce a trovare, il collocamento pubblico non funziona, e speriamo soprattutto che queste relazioni restino anche quando il progetto e la pandemia finirà, perché le persone svantaggiate avranno sempre bisogno di accompagnamento, le persone escluse avranno sempre bisogno di inclusione sociale e lavorativa. Io mi fermo perché penso che siamo tutti stanchi e poi eventualmente approfondiamo se c'è qualche domanda.